che cambia siamo noi. Tularu! 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 La parola Tularu era un richiamo ed era il richiamo che mia nonna usava quando era ora di pranzo ed era ora di tornare dai campi. Lei ci chiamava così, ci diceva Tularu. Quindi questo richiamo era un richiamo verso un momento bello di condivisione, che è quello che ci piace fare nel momento in cui abbiamo avuto modo di la possibilità di prendere in gestione questa fattoria che da quando i miei nonni sono venuti a mancare era in stato di semiabbandono. Tularu è un'azienda agricola che però opera nell'intenzione di creare cibo nel modo più sostenibile possibile. Questo posto era la fattoria dei miei nonni, per un certo numero di anni loro hanno fatto allevamento di cavalli e poi abbiamo preso la decisione di prenderci cura di quel posto, però cercando proprio di utilizzarlo per cercare di mettere insieme anche la comunità che vive quei territori, che è questo il fuoco che ci interessa, insomma, del progetto. La sostenibilità o è partecipata o non è, nella nostra opinione. E per essere partecipata c'è bisogno di creare un collante sociale che normalmente si ritrova in ambito culturale. Prima dei miei nonni il grano si metteva perché era fondamentale proprio per l'economia domestica e anche per l'alimentazione proprio. Poi non si è più messo perché appunto i grani hanno iniziato a essere o importati o costare molto meno. E quindi perché abbiamo deciso di mettere il grano? Perché sembrerebbe un po' una follia, no? Una volontà di romantica, di ritorno al passato che non ci appartiene. Siamo molto consapevoli del fatto che tutti i processi di produzione di cibo hanno anche un forte valore sociale e culturale. Questo valore sociale e culturale, quando c'è stata l'industrializzazione e l'agricoltura industriale, sono stati totalmente spazzati via, distruggendo poi comunità che giustamente si sono spopolate. Volendo ricostruire questo tessuto e volendo ripartire da lì, ci sembrava obbligatorio ripartire dal grano. Comunque noi vogliamo anche vivere di quello che facciamo. Era obbligatorio, di nuovo, cercare di mettersi insieme con altri agricoltori del territorio, magari anche sulla pianura di Rieti, che è molto produttiva, sempre con questi grani che sono un po' meno produttivi, però la qualità è molto alta, quindi mettendosi insieme, chiudendo la filiera con un pastificio e con un panificio cittadino, ci siamo messi d'accordo sul prezzo della farina finale e ci rende possibile mettere questi grani e renderlo sostenibile anche economicamente. Proprio perché appunto quello che volevamo fare non era solo produzione agricola, ma era appunto utilizzare il valore sociale della produzione agricola per creare anche comunità o per comunque crescere insieme a un territorio, abbiamo creato un'associazione con altre persone con le quali collaboriamo costantemente. C'è l'associazione Social Valley di Rieti, ha come soci i rappresentanti di altre associazioni come Post Tribù a Rieti, che si occupa da sempre, da una decina d'anni, di educazione ambientale. Fa parte dell'associazione anche Matteo Mancini di Ideafal, che è una ONG che si occupa di diffondere l'agricoltura organica rigenerativa che noi mettiamo in pratica, cioè Matteo Mancini è anche il nostro agronomo. Parte dell'associazione è anche Valeria Galluzzi, che è un architetto specializzato in bioarchitettura, con la quale abbiamo ripensato un po' tutta la struttura, cercando di renderla anche sostenibile energeticamente. Lì non c'era la fognatura, quindi abbiamo fatto la fognatura con la vasca di fitodepurazione. L'acqua depurata dalle piante viene usata per irrigare il frutteto. Poi abbiamo fatto una stufa pirolitica per riscaldare la sala, che sarà la sala da pranzo. E, insomma, tutte queste tecniche che usano gli scarti aziendali, che cercano di utilizzare tutto quello che c'è, trasformandolo e rendendolo poi usufruibile, insomma. Questo posto l'abbiamo preso Alessandra, mia moglie, e io. Prima lavoravamo nel mondo della gestione di progettazione culturale. È stato un bel cambio farlo anche insieme ai bambini. Non nascondo che è una vita faticosa. Però poi arrivi la sera che non sei stressato, sei stanco perché sei stato a toccare la terra, che sai che però poi ti darà quei frutti. Questo cambio tutta la vita io lo rifarei.
l'Italia che cambia è il mondo che cambia. L'Italia che cambia si inserisce sicuramente in un contesto di rinnovamento necessario e fondamentale. Secondo me abbiamo una grande opportunità, come in pochi momenti abbiamo avuto. E questa opportunità va colta, è una nostra grossa responsabilità e credo che l'Italia che cambia sia un bel modo anche per raccontare quello che succede da questo punto di vista in Italia, tornando poi a, appunto, all'Italia che cambia anche come vostro lavoro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.